ormai abbiamo imparato a conoscere negli anni, è sicuramente fortemente legato al nostro territorio. L'abbiamo detto in più occasioni, perché comunque in questi studi sono passati tantissimi tra atleti, dirigenti e organizzatori di eventi a livello sportivo. Tra questi ricordiamo sicuramente una delle società più importanti del territorio è il Velodromo Francone. Velodromo Francone che in tanti anni, in oltre 20 anni di onorata carriera, ha scritto pagine importanti di sport, e quest'anno ha all'interno della propria realtà anche subito, tra virgolette, un importante cambiamento, un cambio al vertice, e oggi a guidare il Velodromo Francone è Davide Francone, che è qua con noi. Buonasera. Buonasera, ciao Davide. Allora, Davide, raccontaci un po' di questo nuovo impegno. Tu ormai, parlavamo prima a telecamere spente, oltre 15 anni che sei all'interno della società, ma tu hai visto nascere il velodromo, la società, eccetera. Raccontaci un po' questo cambio, quanta responsabilità, quanto pesato, quanto anche pesante portare avanti quello che tra l'altro il lavoro di Giacomino Martinetto, storico presidente che rimane ancora oggi all'interno della società. Sì. E quindi raccontaci un po' quello che è il tuo ruolo e le aspettative, ma anche le emozioni che provi nel ricoprire questo importante ruolo. Ma sicuramente l'emozione c'è un senso di responsabilità profonda ed elevata, soprattutto per tutto quello che ha fatto Giacomino, e quindi sostituirlo, tra virgolette, non è assolutamente facile. È un onore da un lato, dall'altro una responsabilità. Come ti accennavo prima, avevo la coda dietro di persone che volevano farlo, ma ho combattuto e sono riuscito a conquistare questo ruolo. A parte gli scherzi, capisco benissimo le motivazioni di Giacomino, che dopo oltre 20 anni che faceva il presidente è normale che cominci magari a mancare le motivazioni, ma è giusto che ci sia anche un cambio generazionale. Certo. Avrei preferito che andasse avanti lui, perché non sono un grande frontman, lui è molto più bravo di me. Mi sembra che comunque te la cavi, diciamo la verità. E nonostante questo, comunque sono onorato di aver preso questa carica di presidente del Velodromo Francone. Giacomino rimane e rimarrà dentro al velodromo, anche perché gliel'ho messo come condizione obbligatoria per accettare la carica. Anzi, come ti accennavo prima, adesso lo vedo ancora più attivo di prima, forse si sente un po' deresponsabilizzato e adesso si è sempre dato da fare tantissimo, certo. E ancora però mi dà un supporto enorme, proprio perché comunque la sua esperienza, le sue capacità, che senz'altro io non ho ancora raggiunto, mi servono per portare avanti questo compito, lavoro, diciamo più compito e piacere, diciamo. I lavori sono altri, anche se impegnativo, però è bello. Come dicevi prima, diciamo che le ambizioni sono tante, c'è voglia di rinnovamento, stiamo cercando anche all'interno del gruppo di rinnovarlo un po', di portare forze fresche. Non è facile, come in tutte le associazioni, trovare volontari, persone nuove, anche perché noi ci basiamo sul volontariato. E per quanto riguarda gli impegni di quest'anno sono diversi. Avremmo voluto partire con una stagione tranquilla, visto che c'era questi cambiamenti. Invece. E invece diciamo che man mano stanno nascendo nuovi appuntamenti e nuovi impegni. Beh, Davide, nella tradizione del Francone, perché siete partiti, tra virgolette, solo con la pista, per modo di dire. Oggi la vostra società si occupa a 360 gradi di quello che è il mondo delle due ruote, perché siete stati coinvolti, siete ancora attualmente coinvolti e sicuramente sarete coinvolti in futuro su quella che è la realizzazione delle tappe del Giro d'Italia, vi siete impegnati per quello che è stato il ciclocross, c'è la realtà anche del ciclismo appunto fuoristrada, il gravel. Diciamo che San Francesco e Velodromo Francone hanno unito questo nome, questi due nomi sotto quello che è veramente lo sport, questo sport a 360 gradi in tutte le sue forme. Quindi anche questo è un impegno non da poco da parte vostra. No, assolutamente. La multidisciplinarità che adesso, di cui si parla tanto adesso, di cui la federazione si fa promotore, certo. Ne sono anni che lo stiamo portando avanti questo progetto, e come dici te abbiamo lavorato in questi ultimi anni proprio su diversi aspetti. Siamo partiti dalla pista per arrivare poi alla strada, gravel, fuoristrada,
e anche i riconoscimenti diretti o indiretti che ci vengono attribuiti tramite magari essere contattati dal comitato tappa di Borgo Franco per organizzare la tappa, la partenza di quest'anno. Certo. L'anno scorso con Rivarolo, con il quale abbiamo collaborato molto bene per la partenza da Rivarolo, non ci fa che onore, così come anche la Gravel, anche per quanto riguarda la Gravel, che è stato un bellissimo appuntamento quello dello scorso certo. anno. Noi siamo stati partner dell'evento, siamo stati contattati da questa associazione che si occupa dell'organizzazione. Ci ha fatto molto piacere entrare in questo progetto, un mondo che conoscevamo parzialmente, certo. ma che ci ha catturato. Diciamo che ci emozioniamo in fretta e ci appassioniamo in fretta, e ci frega questo perché poi dopo rimaniamo immischiati in queste cose. No, però è vero, siamo partiti dalla pista, siamo stati fortunati anche perché comunque nel 96-97 quando è nata la pista è stato un po' gli anni d'oro, arrivavamo certo. dalle Olimpiadi, grandi risultati di Martinello, Collinelli, e quindi dal 96 al 2000 sono stati anni d'oro per la pista. Oggi purtroppo è un po' scemato, nonostante ci siano grandissimi atleti, prima fra tutti Filippo Ganna che tra l'altro con San Francesco ha un legame molto forte, è nato assolutamente sulla nostra pista, come Elisa Balsamo, un'altra certo. grandissima pistar, ma come altri da Mattia Viel, comunque, che ancora non so, definisco amico perché comunque collabora sempre con noi. Quindi anche la pista forse ha un po' perso qualcosa quest'anno, anche a livello proprio di frequentatori, anche se come centropista, avendo noi il centro avviamento pista nazionale, abbiamo visto che soprattutto quest'anno stanno tornando anche i numeri dei ragazzi. Certo. L'importante è che le società si avvicinino alla pista, e la cosa importante vedo che tutti comunque, sia i direttori sportivi che i ragazzi che frequentano la pista, trovano un valore aggiunto poi nell'attività, poi su strada piuttosto che su fuori strada, quindi la pista diventa complementare alle altre attività, proprio in quell'ottica di multidisciplinarità del ciclismo e dello sport in genere. Davide, giustamente prima hai accennato che questo 2023 deve essere, almeno nelle speranze, doveva essere un anno abbastanza tranquillo, ma devo dirti che anche il tuo predecessore l'anno scorso mi disse: no, noi 2022 siamo partiti con un'idea di un anno un po' tranquillo, alla fine avete organizzato di tutto e di più. Sì. Raccontaci quello che ci aspetta, quello che vi aspetta che e ci aspetta sì. con Velodromo. Il maestro Giacomino, quindi devo percorrere la sua strada. Quindi sì, l'idea era di avere un programma abbastanza snello, perché soprattutto l'anno scorso è stato veramente impegnativo. Gli impegni sono nati un po' man mano l'anno certo. scorso, quest'anno sta succedendo un po' la stessa cosa. Diciamo che gli appuntamenti già calendarizzati per quest'anno sarà un interessantissimo prova del trofeo delle regioni, un nuovo trofeo che ha messo in piedi la Federazione Ciclistica Italiana, riprende quelli che erano gli intercentri di una volta, quindi okay. sarà un trofeo, questo trofeo delle regioni, che prevede tre prove nel nord Italia, tre al centro e tre al sud. Oh. Abbiamo avuto l'onore, so che ci sono stati circa una decina di candidature al nord dei vari velodromi, siamo stati selezionati come una delle tre prove, e questo ci fa molto piacere, senz'altro anche quei bei risultati avuti l'anno scorso con i campionati italiani su pista, e la faremo quindi il 31 maggio. Beh, ho ricevuto la mail proprio pochi giorni fa di conferma, a breve la faremo il 31 maggio, e poi a settembre ci sarà poi la finale, non so ancora su quale velodromo verrà poi svolta. Gli altri appuntamenti sono poi, ci saranno poi delle gare su pista classiche, quelle che facciamo in campionati regionali, certo. ci saranno altre 3 o 4 prove di gare, di prove su pista. Abbiamo una bellissima manifestazione il 3-4 giugno, che sarà questo primo meeting regionale giovanile. Parlavamo prima di multidisciplinarità, il comitato piemontese FC ha deciso quest'anno di fare questo meeting riservato alle categorie giovanissime, dove si svolgeranno tutte le specialità, quindi okay. strada, mountain bike, abilità e pista. Saranno 2 giornate, il 3 e il 4 giugno, okay. Sposa il nostro progetto di, mi ripeto, multidisciplinarità. Starà più enfatizzato l'aspetto più ludico che agonistico, e questa è un'altra cosa molto interessante, perché tutti i ragazzi che partecipano comunque saranno premiati, anche i primi arrivati, però saranno certo. le società a avere vincitrici. Questo è anche un aspetto per togliere un po' l'agonismo nei più piccolini. Okay, sì. E quindi sarà 3-4 giugno, un bel appuntamento questo, perché comunque non ci saranno gare in Piemonte e saranno tutti concentrati per questo meeting giovanile, quindi numeri importanti, dovrebbero essere numeri importanti. E poi abbiamo avuto conferma anche qui poco tempo fa della riconferma della seconda edizione della Tour International Cyclocross, come l'anno scorso, che sarà il 19 novembre quest'anno. Quindi prima anticipato rispetto anticipato di un mesetto rispetto all'anno scorso, onestamente come data meglio rispetto al 28 dicembre dell'anno scorso, che comunque era stata una bella giornata anche sotto il punto di vista meteo. Assolutamente quindi sì, eravamo stati graziati.
Quindi questo sarà un po' l'appuntamento clou di quest'anno, perché è comunque una manifestazione internazionale inserita nel calendario internazionale UCI, gara di classe 2. Certo. E abbiamo poi, però no, non svelo ancora, ma c'è un progetto per giugno, una tappa importante che dovrebbe partire dal velodromo. Stiamo definendo adesso gli ultimi dettagli, quindi... Beh, a breve forse saprete qualcosa in più. Quella non è solo responsabilità mia, è sempre Giacomino, anche che lui partecipa a queste bruttissime idee. Bruttissime per voi, sì, nel senso che sono impegnative. Sono impegnative, però grandissime soddisfazioni. Bellissime per tutti gli appassionati. No, scherzando, ecco, poi soprattutto altre due cose che ci sta molto a cuore. Assolutamente siamo coinvolti nel comitato organizzatore della tappa di Borgo Franco, certo, di Ivrea Crans-Montanà, e quindi anche lì stiamo partecipando all'organizzazione di tutto quello che sono le attività collaterali di questo, uh-huh, di questo evento, e sarà una tappa, speriamo, molto bella e interessante, e questo ci fa molto orgoglio e onore essere stati contattati come quasi da consulenti esterni. Beh, ormai siete diventati esperti, perché con Rivarolo avevate già lavorato per la Fossano Rivarolo, quindi alla fine dei conti, ormai poi Rivarolo, un po' di esperienza ce la siamo fatta. Poi voi comunque avete già lavorato anche all'epoca con il Giro d'Italia femminile, sì, quindi effettivamente l'esperienza che avete accumulato in questi anni è molto utile non solo per voi, ma anche per il territorio, un territorio canavesano che, come abbiamo detto in apertura, è fortemente legato al mondo del ciclismo. Assolutamente. No, poi fare squadra, fare sinergia con altre realtà locali, altre associazioni, e senz'altro quello che ci interessa è il punto di forza, di crescita, ma anche il mondo del futuro, perché se uno rimane nel suo e guarda solo il suo orticello, diventa difficile riuscire a fare cose importanti e prestigiose. Più uno allarga gli orizzonti, allarga le collaborazioni, tutto diventa un po' più facile. È logico che bisogna magari rinunciare a qualcosa di proprio, però è giusto così, è il bello è quello, anche perché il fine, essendo tutti volontari, il fine è di fare qualcosa per gli altri, che può essere il territorio, dai ragazzi ad altri aspetti, e quella è già la parte bella dell'associazionismo in genere. Assolutamente. Siete una realtà che negli anni ha confermato di essere, di trasformare quelli che sono i progetti in realtà. Però ti chiedo, Davide, sogni di cassetto, credo che comunque, nonostante gli oltre 20 anni di esperienza, ci siano ancora. Devono esserci. Ce n'è sempre uno in particolare, quello di vedere realizzare un progetto enorme. Questo progetto, questo sogno nel cassetto, il velodromo di San Francesco ce l'ha ancora, svegliamolo, nel senso che, per chi non lo sa, il famoso velodromo coperto, quindi sì, una realtà capace di poter lavorare 365 giorni all'anno e quindi di creare anche eventi completamente diversi da quelli attuali, oltre a quelli già attuali che avete in programma. Sogno? Diciamo che è un sogno, mai dire no ai sogni, certo, quindi è giusto sognare, e teniamolo lì nel cassetto per adesso, vediamo cosa succederà. No, è un sogno che c'è stato in passato, siamo andati molto vicini a realizzarlo, non va accantonato secondo me, però è complicato. Quest'anno tra l'altro abbiamo fatto un grossissimo lavoro sulla pista di rifacimento parziale della pista, eravamo partiti con un'idea e poi andando avanti l'abbiamo rifatta quasi tutta. Devo ringraziare per questo anche il comune e l'ANCO, che è la società che ci ha seguito e ci ha dato una mano nei lavori. Rimane ancora una parte di pista da fare, ma era un intervento importante che andava fatto. Questo potrebbe essere il primo tassello, adesso abbiamo fatto il manto, vediamo poi se riusciamo a fare la copertura. Davide, guarda, io ti ringrazio per la disponibilità, ma soprattutto anche per averci ancora una volta riportato in un ambiente, quello del velodromo Francone, società e realtà, struttura anche proprio fisica, che regala sempre emozioni, perché chi ha voglia di vivere il ciclismo live sicuramente sa che in Canavese voi siete una realtà fondamentale e imprescindibile. Grande in bocca al lupo, Presidente. Grazie. Per il tuo mandato, e soprattutto un grande in bocca al lupo a tutto il gruppo dirigente e di volontari, perché comunque siete sempre bravi e avete grande voglia di fare. La speranza, appunto, di vedervi prestissimo, di rivederti prestissimo anche qua per raccontarci di qualche altra novità, qualche altra sorpresa, sì, soprattutto perché con eventi del genere spostiamo anche l'attenzione su un territorio che ha bisogno anche di essere riconosciuto fuori dal territorio
come non solo sportivamente parlando, ma anche turisticamente parlando, voi anche questo siete un punto di riferimento importante, perché negli anni avete portato tanta gente a conoscere il Canavese. No, assolutamente, l'aspetto turistico territoriale è fondamentale. È fondamentale nello sport, è fondamentale per un territorio come il nostro, il Canavese, ma come il Torino e Piemonte in genere. E quindi ringraziamento, adesso prima ho fatto dei ringraziamenti al Comune, ma è giusto fare anche un ringraziamento alla Regione, che ci è stata molto vicina in questi anni e continua ad esserci vicine. E noi perseguiamo lo scopo appunto di valorizzare non solo lo sport, ma anche il territorio. E il turismo, il territorio è in crescita, comunque anche la realtà turistica di queste zone, speriamo che lo sia sempre di più. Se possiamo partecipare in minima parte in questo, volentieri. E poi ringrazio molto voi e te per la disponibilità. Perché figuratevi, grazie a voi. Piacere. E a questo punto l'appuntamento, diamo a tutti gli appassionati l'appuntamento ai prossimi eventi al Verona Francone. Assolutamente sì. Basta presentarsi come sempre con tanta voglia di divertirsi. Lo spettacolo, il divertimento a San Francesco non manca. Ti ringrazio molto. Davide, grazie, alla prossima. Grazie, arrivederci, salve a tutti.